Due parole solo introduttive prima di cedere la parola alla professoressa Elisa Manni, che tutti voi sapete è una delle più giovani studiose reboriane, non solo in senso anagrafico, ma anche nel senso, chiamiamolo così, positivo della parola, cioè di fatto gli studi reboriani da un certo punto di vista si sono un po' attestati a generazioni precedenti. Ecco, Elisa Manni è una di quelle studiose invece che giovani in tutti i sensi, cioè che di una generazione nuova che ha cominciato ad affrontare Rebora anche da punti di vista differenti rispetto a quelle che erano le fasi prevalenti nel passato. Lo vedremo poi fra poco. Questo approccio, che si vede anche dal titolo, no? Gli appunti di Rebora ai promessi sposi di Manzoni, è uno di questi, diciamo così, no? Ci dà l'abbrivio per l'argomento, no? Per il filo conduttore di questi interventi. Di fatto la figura del Manzoni è una figura che è stata poco studiata nei suoi rapporti reboriani, cioè mentre sul Manzoni in sé esiste una letteratura sterminata, sul Manzoni in sé in relazione a Rebora non esiste quasi praticamente nulla, soprattutto di cose approfondite, e in questo senso gli studi di Elisa Manni vanno a colmare un gap, come si dice oggi, no? Quindi vanno a colmare un vuoto dal punto di vista storiografico. Perché la scelta di quest'anno? Abbiamo detto che l'anno scorso abbiamo fatto Rebora e le sue relazioni, no? Anche nel suo tempo. Perché quest'anno il tema manzoniano? Anzitutto, inutile dirlo, abbiamo appena di fatto concluso, ormai siamo agli sgoccioli, l'anno manzoniano, e quindi abbiamo fatto anche convegni qui a Stresa che lo hanno ricordato. Ma mentre è molto noto il rapporto Manzoni-Rosmini, ormai lo sappiamo tutti benissimo, meno noto è appunto il rapporto fra Rebora e Manzoni, che non può essere un rapporto di contemporaneità perché i due sono vissuti in tempi differenti, ma al contrario di quello che si può pensare è un rapporto molto stretto. Ricordiamo che nel 1910, quando il giovane Rebora scrive la sua tesi di laurea, una piccola tesi che scrive su Gian Domenico Romagnosi, questo famoso letterato dell'epoca precedente alla sua, ecco, in questa Rebora, che è ancora nella fase, chiamiamola così, vorrei dire liberale, in un certo senso, cioè del clima della Italia dei primi del Novecento che si respira, ecco, Rebora nella tesi su Romagnosi cita il Manzoni, ma citando il Manzoni lo cita in senso negativo. Il filo conduttore di questa tesi è, da una parte c'è Romagnosi che ha sfidato, no, con, diciamo, con la sua personalità il partito retrivo, no, le idee retrive del suo secolo, e dall'altra c'è chi rappresenta queste idee retrive, prima di tutto Rosmini e poi i suoi corifei, i suoi discepoli, che sono il Tommaseo e il Manzoni. Quindi l'approccio iniziale di Rebora al Manzoni, che come vedete parte fin dalla giovinezza, è negativo. Questo rapporto che appunto Rebora prende in senso negativo negli anni tenderà a mutare. Questo non è dovuto solo alla conversione di Rebora, che naturalmente è un evento significativo, ma che non è, come dire, un rovesciamento totale della sua personalità. Quindi abbiamo detto tante volte, non c'è due Rebora che poi, no, prima ce n'è uno e un altro, ma è naturalmente la crescita e la progressione continua di un'unica persona. Ecco, Rebora andando avanti con gli anni si pentirà poi di questo giudizio, anzi ancora di più poi si pentirà del fatto di avere detto che il capofila di questa scuola reazionaria era Rosmini, perché poi entrando nell'istituto naturalmente si pentirà di aver detto, no, e si dispiacerà dicendo chissà quanta gente sulle orme della mia tesi o sulle orme delle mie idee ha voluto, no, e ha pensato che Rosmini fosse così. Per fortuna sua, fra virgolette, anche nostra, questa tesi poi è uno di quei lavori che Rebora consegna allo Stracivendolo nelle famose, no? Cioè a un certo momento la straccia, e quindi di fatto questa tesi ci rimane non nella sua integralità, ma attraverso altre fonti secondarie, altre elaborazioni. È comunque interessante che la figura di Manzoni abbia un ruolo non preponderante, ma certamente un ruolo significativo anche in quella che chiamiamo la conversione di Rebora. Perché?
perché nel 1929, quando Rebona insegna alla scuola tecnica Martignoni, questa scuola di Milano dove lui è docente, tutta composta, una scuola femminile, no? Composta di studentesse, la maggior parte delle quali di estrazione cattolica, Rebora è nella sua, chiamiamola, fase mazziniana, che fra l'altro è un'ideologia all'epoca molto diffusa, quindi era, diciamo, l'idea dell'Italia nuova, dell'Italia laica del Risorgimento, no? Oggi è 4 novembre, quindi entra, diciamo, in questo filone. Ebbene, una di queste alunne, questa Paola Ponzini, che incidentalmente poi diventerà suora, scrive proprio sul Manzoni un componimento, cioè fa un tema di fatto, componimento su Manzoni, e in questo componimento difende il Manzoni e da un punto di vista cattolico, cioè difende la poetica del Manzoni che veniva svalutata da Rebora per il suo accenno religioso, e al contrario attacca le idee mazziniane, che sono invece quelle che propugna Rebora. Questo evento, che di per sé è un evento molto marginale, però serve perché è uno di quelli che Rebora ricorderà che ha innescato in lui un meccanismo di insoddisfazione. Rebora è già, noi diremmo così, sulla via della conversione, ma ancora non è del tutto entrato. Ecco, questo sarà, diciamo, la spinta finale che servirà poi perché Rebora prenda definitivamente la volontà di convertirsi. Quindi, paradossalmente, un tema che sembra così lontano dalle idee reboriane e dalla storiografia reboriana così poco studiato, che è quello dell'influsso di Manzoni e dei rapporti fra Manzoni e Rebora, si rivela in due momenti della vita di Rebora completamente diversi qualcosa di molto rilevante, addirittura qui qualcosa di decisivo. Da ultimo mi piace ricordare questo, che fra gli autori che Rebora considererà sempre come i suoi autori, diciamo, preferiti, come il suo autore di riferimento anche dopo Prete, quindi parliamo ancora poi negli anni 40 e 50, quando già guardiamo il Rebora maturo, ormai il Rebora finale, se andiamo a vedere quali sono gli autori che lui cita soprattutto nella predicazione, quindi quando dagli anni 40 agli anni 50 da Rovereto si muove, viene a Stresa, va a Lentate, va a Milano e così via in tutte le parti, troviamo degli autori ben precisi che sono quasi sempre ripetuti. Nel campo religioso, Rosmini e Pio XII, che era papa all'epoca, quindi due riferimenti, chiamiamolo così, di magistero, uno di istituto e l'altro universale. Da un punto di vista patristico, quindi da un punto di vista spirituale, Sant'Agostino, Sant'Ambrogio e Sant'Tommaso, che sono quindi anche santi di una visione ben precisa, no? Desiderio anche di ritorno alle fonti, no? Di Rebora. Ecco, da un punto di vista letterario, Leopardi, ma soprattutto Manzoni e Dante. Quindi questi personaggi che Rebora, nonostante le vicissitudini della vita, non ha dimenticato, alla fine verranno di nuovo avanti e saranno comunque fonte di citazioni da parte sua. Ecco perché la figura di Manzoni è stata, diciamo così, la scelta di quest'anno. Dunque non solo l'omaggio all'anno manzoniano, ma anche un omaggio, chiamiamolo così, a quella che è stato il percorso di vita di Rebora. Ecco, possiamo dire che Manzoni è una costante in una vita come quella di Rebora, che non si muove esattamente in un filo lineare, ma piuttosto, no, in un percorso sinusoide. Questa introduzione, di cui chiedo scusa per la lunghezza, ma mi pareva necessaria per contestualizzare anche quello che ora ascolteremo in due modi diversi. Prima di tutto, appunto, la professoressa Manni, che parlerà proprio di Manzoni in questo caso e degli appunti di Rebora ai Promessi Sposi, che sono conservati nell'archivio storico rosminiano, debitamente postillati, e poi il professor Oldani, che di Rebora è, appunto, come abbiamo detto, si considera erede o seguace da un punto di vista poetico, e vedremo poi il perché.